Idea Web con coach Davide Delmati, allenatore LPM Bamondovi, pochi minuti dopo la vittoria contro il Club Italia per 3-1. Coach, una partita iniziata un po' a rilento dalle tue, poi comunque ripresa molto bene. Sì, non abbiamo fatto un buon approccio al primo set, nel senso che ci eravamo detti di aggredire subito il Club Italia, perché è una squadra giovane che va aggredita e dove noi dobbiamo dettare il ritmo, perché se lasciamo al ritmo loro escono il loro talento, la loro fisicità, le loro qualità che sono indiscutibili. E invece nel primo set non abbiamo fatto questo. Siamo un po' accontentati di giocare al loro ritmo e giocando non al nostro ritmo abbiamo commesso tanti imprecisioni, tanti errori, e questo non ci ha consentito di portare a casa il primo set. Però devo anche dire che dopo fare tre set con questa continuità e questa attenzione non era facile, perché dopo un primo set di questo tipo che ti mette subito sotto la pressione del risultato e ha dato fiducia molto giustamente anche alla Italia, non era facile avere continuità per tre set. Credo che gli altri set, bene o male, tutti e tre li abbiamo comandati sempre nei punteggi, con qualche break subito, ma anche lì subito nei punti, che è giusto che ci sia, perché appunto Club Italia ha grandi qualità, ma non subito mentalmente, perché comunque l'abbiamo sempre ribreccato, rifatto il break al contrario dopo averne subito uno. Anche nelle ultime azioni della partita, dove loro ci sono riavvicinati dopo che abbiamo avuto un grosso margine, abbiamo vinto due azioni molto lunghe, e penso che questo sia un altro segnale molto positivo per noi, perché in quel momento vuol dire essere molto sicuri di se stessi e avere la pazienza di allungare le azioni per indurre l'avversario all'errore, che è quello che loro avevano fatto con noi all'inizio. Sì, adesso una vittoria molto importante per tre punti, qualificazione automatica alla pool promozione, il primo obiettivo della stagione è stato in qualche modo archiviato. Sì, per me è un obiettivo molto importante ed è un grande obiettivo. Con i ragazzi ce lo siamo dato, questo obiettivo, di provare a raggiungerlo oggi, che era la prima, diciamo, possibilità matematica per raggiungerlo, perché comunque hanno lavorato tanti mesi già e con grande disponibilità e attenzione, quindi si meritavano questa possibilità. L'hanno sfruttata subito e al meglio, e faccio i complimenti a loro e sono molto felice, perché non era assolutamente, come posso dire, scontato che lo chiudessimo oggi e che lo raggiungessimo comunque con quattro giornate, se non sbaglio, perché ormai con sti recuperi non capisco più nulla, con quattro giornate di ancora da giocare, giusto? Se non sbaglio sono ancora quattro, sì, e quindi penso che anche questo sia un ottimo risultato. Grazie mille, coach. Grazie a voi.